Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus, se ce lo siamo ripetuti per tante giornate, anche nel periodo più buio, più difficile, farlo oggi è un po' più facile. Però non dobbiamo assolutamente perdere la possibilità di farlo e di ricordare che la Juventus è sempre sopra ad ogni tesserato, dai dirigenti agli allenatori ai giocatori. E ovviamente però dobbiamo pensare al bene della Juventus e dobbiamo anche cercare di capire quelli che sono i protagonisti oggi della Juventus. Io voglio cercare di rompervi un attimo le palle, voglio sembrare anche un po' antipatico, ma non me ne frega niente, perché se c'è una cosa che dobbiamo imparare da questa sera è metterci via questa vittoria. Abbiamo vinto? Bene, via. Non dobbiamo già pensarci più. Non dobbiamo renderla un evento meraviglioso, dobbiamo renderla normalità. Perché la Juve deve tornare a immagazzinare questo concetto che vincere è importante, sì, ma una singola partita la prendi e la butti via, perché poi c'è già la prossima e domenica è dietro l'angolo, la Fiorentina arriverà allo stadium e sarà difficilissima. Quindi questa è la morale di oggi. Sono antipatico, sì, lo so, però credo che sia il messaggio giusto per ritrovare anche quella mentalità che ci è scappata via nell'ultimo mese e negli ultimi anni. Parliamo delle parole di Allegri, di Vlahovic e di Chiesa. Messaggi tutti differenti, eh? Messaggi che vanno in una direzione, messaggi che vanno in un'altra. Messaggi però che secondo me sono da mettere in primo piano, perché sono i messaggi dei protagonisti, dei due giocatori che hanno segnato il gol e dell'allenatore attuale della Juventus. Partiamo da Allegri, molto teso, molto cupo, quasi arrabbiato, forse addirittura infastidito, sicuramente in controtendenza rispetto a come si era presentato ai microfoni dopo la sconfitta di Roma. Perché lì era arrivato addirittura col sorriso, un sorriso che, non ve lo nego, mi aveva dato fastidio, così come quello di Rabiot. Cose che non ho discusso, argomenti che non ho tirato fuori. Volevo cercare di lasciarli un po' lì da parte, però oggi li devo riesumare per forza di cose, perché se Allegri dopo una sconfitta sembrava molto più sereno e rilassato, ieri sera, dopo la partita, abbiamo visto proprio un Allegri con una faccia quasi da funerale. E questo mi devo domandare, devo anche farvi la domanda a voi, dobbiamo discuterne. Perché? In base a che cosa questa roba qui? Spinge via il discorso relativo ai click, gli on, gli off. No, non funziona così. E c'ha ragione, non funziona così, soprattutto dopo una crisi simile. Ricordatevi questa domanda perché l'hanno fatta sia ad Allegri, sia a Vlahovic, sia a Chiesa. E tutti e tre hanno dato ovviamente una lettura diversa. Non ci sono i click, non ci sono gli on-off. In questa crisi, per tornare a sorridere, tornare tranquilli, per tornare a guadagnare sul campo dei risultati, serve vincere. E ieri sera la Juventus ha vinto anche meritando, secondo me. Però ha vinto al netto di un primo tempo giocato molto male in una partita che non è ancora conclusa perché c'è un ritorno e in una partita in cui dobbiamo ancora guadagnarci una coppa importantissima che ci sta scivolando via e che sembrava francamente alla nostra portata fino a poche settimane fa, sembrava ormai una barzelletta mettersi lì a dire la Juventus andrà in Champions. Sì, certo, ovvio che ci andrà, invece no. Quindi dobbiamo assolutamente lasciare da parte questa serata, non c'è click, non c'è svolta, non c'è rivoluzione, c'è soltanto una vittoria, una comune e banale vittoria della Juventus. Non è niente di superlativo, non è niente di speciale, non è niente di fantastico. Questa è la nuova linea guida che deve accompagnarci perché se esultiamo a questa vittoria come se avessimo vinto la Champions League, non abbiamo capito assolutamente niente. Allegri si dimostra arrabbiato per i fischi ad Alessandro. Io devo dirvi la verità, non sono uno che adora fischiare. Quando vado allo stadio, anche in occasione di Juventus Genoa, io non ho fischiato, non è una cosa che mi appartiene. Non biasimo chi fischia. Su un giocatore come Alessandro, io do la mia lettura, e cioè è molto semplice e banale. Non mi piacerebbe, non gradirei, non sarei contento di vedere Alessandro superare il record di Nedved. E se vado a memoria, se non vado errato, mancano veramente una manciata di partite, 3-4 partite per superare il record di Nedved. Io ormai sono abbastanza convinto che Allegri stia mettendo nella mischia così tante volte Alessandro anche per fare, tra virgolette, un dispetto a Nedved che, l'abbiamo sempre detto, non c'è mai stato buon sangue con Allegri anche in occasione del primo ciclo, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo per un discorso di fare un favore ad Alessandro. Prendere due piccioni con una fava, però questa è la mia lettura e Allegri ha voluto andare subito a sottolineare questa cosa che non gli è piaciuta. E poi
Attenzione, perché Allegri ha detto due frasi in due momenti diversi dell'intervista che sono: avevamo dei momenti dove potevamo far meglio in questo periodo e la responsabilità è mia, perché i ragazzi non sono mai mancati di impegno. E poi passa un po' di tempo e dice: stasera era coppa, abbiamo ancora il campionato da sistemare e raggiungere l'obiettivo stagionale. Questo periodo negativo è dipeso da tutti, in primis da me. Ora, non voglio fare di teologia e del perché sono state pronunciate queste parole, se c'è una correlazione con lo stato d'animo di Allegri con quello con cui si è presentato alle telecamere. Dico solo una cosa: finalmente ci sono delle prese di responsabilità, delle prese di posizione, finalmente davvero autocritica, non come quella spicciola che abbiamo sentito nelle settimane scorse. Ma sì, nel calcio sbagliano tutti, sbagliano i calciatori, sicuramente avrò sbagliato anche io. No, quella non è autocritica, queste sono parole sicuramente più vere, più sentite. E non so se è collegato il fatto che questo stato d'animo sembrava essere uno stato d'animo quasi quasi di fastidio, però sono arrivate queste parole dopo una vittoria. Ed è questo che lascia ancora più perplesso. Ripeto, non voglio fare dei trogeli, gli hanno detto che è saltato, non è saltato e robe del genere. Però c'è da registrare questa stabilità di Allegri, instabilità più che stabilità, instabilità di Allegri in relazione al risultato e queste parole che non gli abbiamo ancora mai sentito dire, non solo in questa stagione, non solo in questo secondo ciclo, ma bene o male in tutta l'avventura di Allegri alla Juventus. Forse queste sono le prime vere scuse di Allegri. Non me le aspettavo, devo dirvi la verità. E poi passiamo a Vlahovic, che dice: complimenti ai miei compagni, complimenti al mister per come l'ha preparata, anche se Allegri l'ha tagliato corto dicendo: ai ragazzi ho detto soltanto di correre verso la porta all'avversario, giuro, per me il calcio è semplice. Oi, diciamo che ci sono anche altri modi per preparare le partite. Facciamo così un riassunto molto alla veloce. E Vlahovic, se Allegri prima aveva, tra virgolette, puntato il dito contro i tifosi, rei di aver fischiato Alessandro, Vlahovic fa i complimenti ai tifosi. E poi c'è l'uscita dal periodaccio, gli chiedono, e Vlahovic è molto positivo, dice: speriamo di sì, speriamo di essere usciti dal periodaccio. E poi passiamo a Federico Chiesa, che dice: stasera sono contento, una serata così serve a tutti, anche ai tifosi. Quindi Chiesa e Vlahovic sono andati ad abbracciare i tifosi. Allegri ha respinto il click per superare il periodo, invece Vlahovic l'ha abbracciato. E invece Chiesa dice: non è una partita di Coppa Italia che ci fa uscire dal periodaccio, perché è una crisi che dura da mesi e dobbiamo iniziare a pensare a domenica, già a partire da domani. Quindi, come potete vedere, è tutto mescolato. Messaggi che vanno da una parte, che vanno dall'altra, se uno dice una cosa poi l'altro ne dice un'altra, però poi si collega quello che ha detto quello prima. Allegri punta il dito sui tifosi e dice: no, non siamo usciti dal periodaccio. Vlahovic abbraccia i tifosi e sì, siamo usciti dal periodaccio. Chiesa abbraccia i tifosi e no, non siamo usciti dal periodaccio. È tutto incastrato, ognuno ha la sua opinione, forse anche la propria lettura di come sono loro, proprio come persone, della loro personalità, di quelli che sono i loro modi di vedere, di intendere la vita. Sono delle sfumature, anche se sono delle opposizioni, delle contrapposizioni forti, delle estremizzazioni. Con questi risultati alla Juventus le critiche sono giuste e vanno ascoltate. Questa è una frase ad effetto, una frase bella. Una frase molto bella da un giocatore che è stato tra l'altro al centro di tante critiche e che secondo me se le ha fatte sue, le ha sentite tanto e secondo me sapendo anche di meritarsele. E questa è una cosa positiva, una cosa molto positiva. E non solo, perché se abbiamo parlato molto bene delle parole di Szczęsny, della juventinità e di quello che ha espresso nell'ultimo post partita dopo la sconfitta con la Lazio, Chiesa non dico che sia sullo stesso livello, ma si avvicina molto, perché poi torna serio e intanto sposa il mio pensiero del mettiamola da parte, domenica c'è già la Fiorentina. Però Chiesa dice: qui si gioca per una società storica con 12 milioni di tifosi in Italia, la pressione è giusta, le critiche sono giuste, questo mese è stato così per Empoli e Inter dove abbiamo subito la partita e questa cosa ce la siamo ritrovata anche nelle partite successive dove è sfumato il sogno.
Poi è difficile tornare sulla terra e lottare per altri obiettivi, perché sì, lo hanno sempre detto il mister e la società, l'obiettivo è il quarto posto, ma quando giochi alla Juventus, l'obiettivo è lo scudetto. Giochi per altri obiettivi, questo te lo chiede la Juventus, la società e i tifosi, ed è giusto così. Io mi alzo e vado via e lascio il canale YouTube in mano a Federico Chiesa. Sarà lui a portarvi i contenuti giornalieri d'ora in avanti, perché questa è una frase che io sposo, abbraccio, condivido e faccio mia al 101%. È bello sentire che i giocatori della Juventus non è che vengano lì e ti dicono sì, però noi stiamo facendo tutto come vi permettete di. Noi sappiamo che abbiamo, va bene, fatto quello che potevamo fare, non è stato sufficiente, le critiche sono giuste. Alla Juventus serve sempre qualcosa di più. L'obiettivo è la Champions, quarto posto, sì, ma la Juventus, sta roba qui non esiste. Grazie. Grazie. Grazie dal profondo del mio cuore, proprio da un punto di vista personale, perché dal giorno zero di questa stagione che sento questa roba e mi dà fastidio, non riesco a mandarla giù, mastico amaro. Mi sentivo quasi io un pesce fuor d'acqua, perché John Elkann diceva l'obiettivo è entrare in Champions, Allegri l'obiettivo è entrare in Champions, Giuntoli l'obiettivo è entrare in Champions, Manna l'obiettivo è entrare in Champions. Io devo abbracciare questi ragazzi, perché anche quando si provava a lottare con l'Inter e rimanerli attaccato, questi parlavano di scudetto. Questi parlavano di quello che serve alla Juventus, che è una roba diversa, mica gli obiettivi minimi, mica nasconderci dietro un dito. Poi non ci si riesce, è un altro discorso. L'importante è che nella testa, nella mentalità, nello spirito di gruppo, di come ti vai ad allenare e come approcci le partite, ci sia quella voglia lì, questa voglia che non si è vista in questi mesi. Ma io sono contento che la comunicazione vada in quella direzione lì. Io non posso non parlare di comunicazione, è il mio mestiere. Siete qui per questo, perché per un motivo o per un altro mi piace ascoltare quello che ho da dire, e sono contento che i giocatori della Juventus vadano in questa direzione, anche se non dobbiamo per forza di cose nasconderci noi dietro un dito. Questa è una stoccata da Allegri bella e buona, e non solo, alla società, alla proprietà, a tutto. Però mi fa piacere lo stesso, mi fa piacere lo stesso, perché è il mio punto di vista, è il mio modo di ragionare da tifoso. E Chiesa e Vlahovic, i tifosi li hanno abbracciati in queste conferenze, in queste post partita, e hanno dimostrato probabilmente di aver giocato anche e soprattutto per loro, e questa è una cosa da non dimenticare. Forza Juventus.